Buongiorno e ben ritrovati all'interno dell'approfondimento di Prima Notizia. E allora, oggi vogliamo iniziare parlando del Natale all'interno di una residenza per anziani. Capire come avviene la preparazione in vista del Natale, nonostante il momento di grande difficoltà per via dell'emergenza sanitaria. Le buone RSA esistono e sono un bene da tutelare, ha detto recentemente il professor Trabucchi, uno dei principali psicogeriatri italiani. E noi vogliamo approfondire una di queste residenze sanitarie per anziani che si trova a Maratea e che è gestita dalla cooperativa Auxilium. Per fare questo abbiamo in collegamento due operatrici che lavorano all'interno della struttura. Si tratta di Linda Gagliardi e Giusy Mungiello, entrambe della cooperativa Auxilium. Buongiorno. Buongiorno. E allora, con voi vogliamo approfondire l'aspetto psicologico, diciamo, all'interno della residenza sanitaria per anziani, quindi oltre l'aspetto prettamente sanitario. E cominciamo subito col dire quanti sono gli ospiti all'interno della RSA di Maratea. 16. Ecco, come state preparando il Natale all'interno della residenza sanitaria? Ovviamente quest'anno il Natale è un momento particolare per tutti. Noi ci siamo impegnati a creare un ambiente sereno, ricco di addobbi. Insieme agli ospiti abbiamo realizzato gli addobbi per l'albero, il presepe. Quest'anno non sarà possibile. Noi ogni anno organizzavamo all'interno della struttura una festa alla quale partecipavano i familiari, le associazioni di volontariati, persone molto vicine alla struttura. Quest'anno tutto ciò non è possibile. Però non faremo mancare la festa di Natale ai nostri ospiti. Sarà certamente una festa diversa, parteciperanno solo noi operatori. Non mancheranno i dolci tipici, i canti, i balli natalizi. Non mancherà il loro regalino sotto l'albero di Natale che proveranno la mattina di Natale. Sempre insieme a loro, durante le attività di laboratorio, abbiamo realizzato un lavoretto da far pervenire alle famiglie, come regalo da parte dei loro cari che sono qui in struttura. Ecco, naturalmente abbiamo detto che si tratta di un periodo particolarmente difficile per via dell'emergenza Covid. Le persone delle quali vi prendete cura, come stanno affrontando questo particolare momento? Allora, la RSA di Maratea ha sempre voluto mantenere vivo il legame e il rapporto tra gli ospiti e i familiari, e tra gli ospiti e il territorio. Prima della pandemia organizzavamo varie attività, varie uscite sul territorio. Avendo la fortuna di vivere in una località marina come Maratea, gli ospiti venivano portati al mare, un'attività molto bella e apprezzata da loro. Purtroppo oggi, causa pandemia, non è possibile tutto ciò. Ma ciò non significa abbandonare gli ospiti a se stessi, farli ammalare di solitudine. Per questo noi operatori, soprattutto noi del team animativo ed educativo, abbiamo, diciamo, ampliato le attività giornaliere. Portiamo avanti vari tipi di laboratori, laboratori di cucina, di cucito. Quest'estate, sull'ampio terrazzo della struttura, gli ospiti si sono dedicati ad attività di giardinaggio, curando delle piante. E inoltre portiamo avanti anche attività, come attività artistiche, attività manuali, attività grafico-pittoriche, attività ludico-ricreative, cineforum, con visione di film e di commedie teatrali. Subito dopo la chiusura della struttura causa pandemia, abbiamo attivato anche un servizio di videochiamata attraverso i dispositivi digitali per abbattere le distanze tra gli ospiti e i loro cari. E diciamo che questo è un elemento positivo per le famiglie, soprattutto perché vengono rassicurati sulle condizioni di vita e di salute dei loro, diciamo, ospiti, dei loro cari. Quando è possibile, soprattutto per le condizioni di salute degli ospiti e le condizioni climatiche, adottiamo anche un'altra tipologia dei colloqui a distanza dal balcone della struttura che si trova al primo piano.
Ecco, com'è possibile conciliare i momenti ricreativi che voi mettete in campo con il rispetto delle norme di sicurezza e le restrizioni ancora tuttora in vigore? Diciamo che allora, purtroppo la pandemia ha cambiato radicalmente le nostre vite, non solo le nostre, la vita un po' di tutti. Però non è cambiata la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro. Cerchiamo ogni giorno di rassicurare i nostri ospiti, di diciamo, trasmettere loro, di trasmettere loro benessere, tranquillità. Fondamentale è prendersi cura di noi stessi. Attraverso che cosa? Facendo più attenzione e quindi utilizzando tutti i dispositivi di protezione, mantenendo le giuste distanze. Fondamentale soprattutto è prenderci cura quindi di noi stessi per poi prenderci cura degli altri, in questo caso dei nostri ospiti. Ciò che maggiormente è stata modificata è la vita all'esterno della struttura. Diciamo che a fine lavoro cerchiamo di ritornare nelle nostre case e di avere meno contatti. Ecco, Infatti, fondamentale. quali sono le difficoltà, se ce ne sono, che avete incontrato in questo periodo? Diciamo che difficoltà non tante, utilizziamo tutti i dispositivi, diciamo che le difficoltà soprattutto per quanto riguarda noi che facciamo parte del team animazione, per quanto riguarda le attività, come dicevo prima, non sono più possibili uscite sul territorio, quindi abbiamo dovuto con impegno e creatività diciamo, creare altre attività da svolgere all'interno della struttura. Ecco, nello scorso mese di giugno la vostra struttura è stata anche visitata dal cardinale di Bologna Matteo Zuppi. È stato un momento di grande condivisione. Come è stato accolto all'interno della RSA? In effetti, in occasione dell'evento culturale organizzato da Avvenire, alla quale la nostra cooperativa Oxidum partecipa da tanti anni, quest'anno svolto a Maratea, abbiamo ricevuto la visita del Cardinale, accolto con un grande entusiasmo, una persona di una carica straordinaria umana. È stato accolto dai nostri ospiti con grande entusiasmo, grande emozione. Un'emozione veramente che ancora oggi loro ricordano. In quell'occasione abbiamo realizzato in uno dei nostri laboratori di ricamo un'immagine sacra direttamente da un ospite ed è stata donata a lui. Senta, com'è cambiato invece il vostro lavoro all'interno della struttura? Voglio dire, prima della pandemia ad oggi, c'è stato un cambio anche a livello mentale di affrontare il vostro lavoro? Noi cerchiamo di essere sempre ottimisti, di essere sempre positivi, proprio perché i nostri ospiti devono ricevere ottimismo e tranquillità. Come ho detto prima, cerchiamo di vivere facendo più attenzione, quindi limitando i contatti esterni e uscire soltanto se necessario. E per quanto riguarda le attività, cerchiamo in tutti i modi di portare avanti attività, diciamo, giocose. Cerchiamo di organizzare anche, come ha detto prima la mia collega, per quanto riguarda le festività di Natale, cerchiamo di organizzare delle feste, però senza la partecipazione delle persone esterne e quindi tra di noi, per non far mancare agli ospiti questo clima e questa atmosfera natalizia e questo clima di festa. Senta, c'è stata una richiesta particolare che vi è giunta dagli ospiti della RSA? Non abbiamo. Scusate? Una richiesta particolare che vi è giunta in Io questi rispondo. mesi particolari? Ah, sì, la loro richiesta ovviamente è quella di incontrare sempre i familiari e di voler andare a casa. Questa è una loro richiesta continua, anche perché il periodo è molto lungo. E ovviamente noi in qualche modo cerchiamo sempre di riportare lo stesso discorso, in questo momento non è possibile, quindi anche in quell'occasione siamo noi stessi ad effettuare videochiamate ai familiari. Ecco, appunto, i familiari invece come hanno vissuto queste restrizioni, l'impossibilità di entrare all'interno della struttura? Beh, sicuramente è un momento molto difficile anche per loro.
Noi per quello che possiamo cerchiamo in qualche modo di rassicurarli, di far sentire la nostra vicinanza. Infatti, a tal proposito, abbiamo ricevuto anche qualche lettera di ringraziamento da parte dei familiari. Su quello che noi possiamo fare siamo disponibili. A volte ci tratteniamo anche se è una giornata dove l'ospite è particolarmente triste o quant'altro, ci trattoniamo anche oltre l'orario di lavoro. In occasione dei compleanni cerchiamo di organizzare il compleanno come abbiamo sempre fatto, anche se magari il parente non può essere presente. Senta, c'è ovviamente una legittima preoccupazione personale quando voi terminate il vostro turno di lavoro e tornate nelle vostre famiglie. Beh, diciamo che ci rende sicuri il fatto che, come diceva prima la collega, noi limitiamo i nostri contatti, per cui al lavoro usiamo sempre tutti i dispositivi, quindi sotto questo punto di vista noi ci sentiamo sicuri. Senta, invece avete avuto degli attestati di solidarietà e di stima da parte di semplici cittadini, da parte delle istituzioni, per esempio? Da parte dei familiari abbiamo ricevuto qualche lettera di ringraziamento. Lo fanno spesso, anche attraverso solo telefonate, attraverso le videochiamate, non fanno altro che ringraziarci. Ecco, qualcosa che vi ha Le colpito in modo particolare in queste lettere? istituzioni. La La stima che stima che i hanno familiari nei hanno. nostri confronti, sì. E che Ovviamente in il questo vostro. momento Prego, hanno sottolineato che in questo momento, in qualche modo, ci stiamo sostituendo a loro. dicevo, ovviamente il vostro lavoro è un lavoro molto particolare che prevede una certa dose di dedizione, ma volendo consigliare a tanti giovani che si avvicinano a questo mondo. È un'esperienza da fare o è un'esperienza molto faticosa? Beh, non so proprio se consigliarlo, perché poi quando ti ci trovi a vivere un'esperienza, chiunque di noi l'affronta con le proprie capacità, con le proprie qualità. È ovvio che man mano la fai, cerchi comunque di migliorarti, di rapportarti. Ecco, per concludere invece, in vista del nuovo anno, c'è un messaggio di speranza, di fiducia che volete dare ai vostri ospiti, ma soprattutto alle loro famiglie? Messaggio, noi come dicevamo prima siamo sempre ottimisti, noi pensiamo sempre positivo. Per il nuovo anno speriamo che tutto vada bene. Ci auguriamo di poter riaprire presto la La struttura, struttura sì. perché ne hanno bisogno sia gli ospiti che i familiari. Ma E nel allora, frattempo continuiamo così. con questo messaggio di speranza da parte di due operatrici che abbiamo avuto ospiti all'interno di Prima Notizia dedicata all'approfondimento, io saluto e ringrazio Linda Gagliardi e Giusy Mungiello, operatrici della RSA di Maratea gestita dalla cooperativa Auxilium. Grazie di essere intervenute. Grazie a voi, buona giornata.